Forza! E se proprio non ce la fate, allora con il braccio su proviamo ad accendere la luce che durerà tutta l'estate! L'itinerante palcoscenico di vita che quest'anno è venuto a colorare la suggestiva località di Marinella di Sedimonte con il titolo Sull'onda del dono è l'esperienza missionaria in spiaggia voluta dal servizio di pastorale giovanile vocazionale dei frati minori cappuccini di Palermo e patrocinata dall'amministrazione comunale di Castelvetrano guidata dal sindaco Gianni Pompeo. Una nuova iniziativa che ha visto anche la collaborazione del convento dei frati cappuccini di Castelvetrano e di tanti volontari. I missionari di strada hanno offerto un'opportunità di incontro autentico e di riscoperta della semplicità e della gioia del vivere, senza troppe pretese se non quella dell'incontro e del donare almeno un sorriso. Attraverso varie forme di espressione artistica e di animazione, la spiaggia e le strade di Marinella e Sedimonte sono state abitate da un popolo in festa che dalle 10 del mattino alle 2 della notte ha colorato di fucsia, il colore dei missionari, l'incantevole paesaggio. L'esperienza è stata condivisa con le parrocchie di Castelvetrano, con il terzo ordine francescano locale e con gli operatori della cooperativa Insieme che da anni lavora nel territorio castelvetranese a favore degli immigrati, con i giovani musicisti toscani e artisti ragusani, con gli operatori di strada trapanesi e con i servizi sociali del comune di Castelvetrano. Al centro di tutta la manifestazione ovviamente la tenda della preghiera, ove veniva celebrata l'Eucaristia ogni sera e a seguire l'adorazione fino alle 2 della notte. Dal mattino al tardo pomeriggio l'animazione in spiaggia, mentre sino alle 2 del mattino rimanevano aperti 10 stand di sensibilizzazione sulla cultura della vita, dell'immigrazione, della legalità e della solidarietà e al contempo si esibivano lungo la strada le diverse equipe di giocolieri, clown, animatori, mimi, attori e musicisti. Quest'anno abbiamo voluto partecipare con il nostro gazebo a questa, alla manifestazione che già Fra Mauro ha realizzato lo scorso anno a Tre Fontane. E quindi questa per noi è un'apertura, è un nuovo modo per stare vicino alla comunità, un nuovo modo per coinvolgere i cittadini, in quanto ancora l'affido familiare purtroppo è poco conosciuto nel nostro ambiente. Ci stiamo provando con questi momenti e poi a settembre, quando si rientrerà un po' tutte dalle ferie, vedremo di fare un corso di formazione per le famiglie che hanno aderito a questo percorso. E entreremo nelle scuole per ancora promuovere l'affido familiare sia come territorio castelvetranese sia come territorio distrettuale. Quindi ci saranno dei momenti proprio di, tra virgolette vorrei dire, di divulgazione di quello che è questo servizio. È un'attività molto importante, è tra l'altro prevista dalla legge 184 dell'83, poi anche la 149 del 2001 recita quello che è l'affido familiare, puntando sulla temporaneità del servizio, dell'azione. In quanto quando un minore ha delle problematiche all'interno della propria famiglia può trovare nel territorio delle famiglie in grado di accoglierlo e di creare per lui un ambiente adeguato alla sua crescita.
Questo tipo di progetti e questo tipo di manifestazioni aiutano a aiutano sicuramente a far conoscere il progetto, che peraltro è inserito nel primo piano di zona della 328, della prima triennalità 2001-2003, che ancora stenta un po' a decollare, ma ripeto, questi sono i momenti in cui vogliamo farlo conoscere al territorio. Abbiamo fatto delle brochure, stiamo dando dei volantini proprio per sensibilizzare tutto il territorio a conoscere questo intervento. Innanzitutto, come amministrazione abbiamo sponsorizzato questo progetto, l'abbiamo condiviso e quindi abbiamo partecipato essendo coinvolti. Poi ci siamo aggregati al progetto questo di Fra Mauro per sponsorizzare l'affido familiare, che con il nostro gazebo qua in Piazza Efebo, dove abbiamo coinvolto anche i comuni che fanno parte del distretto. E quindi ogni sera c'è un rappresentante, compreso anche l'ASL, perché ha partecipato pure, in modo da poter coinvolgere quanto più cittadini possibile e fare conoscere quello che è l'affido familiare. È un progetto che è riuscito, perché si è visto che il coinvolgimento di tutti, ci sono stati momenti di svago, momenti di preghiera, momenti di coinvolgimento dei cittadini. E la sera qua in questa piazza, che è stata animata tantissimo dai ragazzi, quindi io ritengo che è stato un progetto valido e un progetto molto bello.